Sono 120 le miglia marine da percorrere per la 12ª edizione dell'East Bari 105, la regata internazionale di vela d'altura che quest'anno coinvolgerà 400 imbarcazioni dal 28 al 30 aprile. Quali sono gli elementi di novità di quest'anno? Quest'anno rispetto all'anno scorso, per il primo anno siamo stati inseriti nel campionato italiano offshore 2017, che è un circuito organizzato dall'UVAI, Unione Vela d'Altura Italiana, che prevede un circuito fatto dalle 16 più importanti eventi italiani, sia in Tirreno che in Adriatico e Ionio, per regate che superano le 100 miglia di percorso. Quindi noi in questa regata che parte da Bari per Tivat sono circa 120 miglia. Quindi dalle coste dell'Adriatico alle coste del Montenegro, un po' di numeri. 400 sono le imbarcazioni coinvolte in tutto il campionato, perché non tutte le imbarcazioni partecipano a tutte le 16 prove. Nel caso nostro noi attendiamo circa una settantina di imbarcazioni, quindi una conferma dei partecipanti dell'anno scorso. E il percorso è da Bari, dall'Ansa di San Nicola, arriva al Montenegro, entra nelle bocche di Cattaro e faranno altre 10 miglia all'interno delle bocche di Cattaro. Quindi questa diventerà una gara molto tecnica, perché all'interno delle bocche di Cattaro mediamente non c'è un forte condizione di vento favorevoli alla vela, e quindi si dovranno industriare gli equipaggi per sfruttare le correnti discensionali dai monti per poter far camminare le imbarcazioni. Quest'anno per il primo anno abbiamo il live tracking, cioè ogni imbarcazione avrà il GPS, quindi sapremo esattamente dove si trova e in che condizioni si trova. Più tecnico per quanto riguarda, abbiamo una giuria internazionale, più tecnico per gli equipaggi, come dicevo prima, per poter arrivare, quindi è una regata sicuramente che viene dal punto di vista dell'ORC spinta molto dal punto di vista, diciamo, tecnico-professionale. Delle squadre agonistiche di tutto rispetto, facciamo regate con tantissimi ragazzi, anche l'attività di promozione è molto importante, perché con Rotta su Bari, per esempio, abbiamo avuto quest'anno oltre 500 partecipazioni di giovani che si sono avvicinati, di ragazzini, ecco, che si sono avvicinati alla vela per la prima volta, e stiamo raccogliendo i frutti di questa opera di sensibilizzazione.